Camerota è ufficialmente bandiera blu 2021. La conferma è giunta stamane al termine di una videoconferenza alla quale hanno preso parte il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e l'assessore al turismo, Teresa Esposito. Siamo felicissimi di comunicarvi questo splendido riconoscimento della bandiera blu che Camerota aspettava da molti anni e quest'anno per la prima volta nella storia l'ha avuto. Il requisito fondamentale per il riconoscimento FE era il depuratore che fino all'anno scorso non avevamo ed è per questo che questa amministrazione, soprattutto il sindaco, tenace e caparbio com'è, ha lavorato duramente per il completamento e per la messa in funzione di questo impianto di depurazione delle acque. Era inaccettabile che Camerota non avesse questo riconoscimento ed è per questo che abbiamo lavorato duramente. Le spiagge che abbiamo candidato a bandiera blu sono Marina delle Barche, Lenticelle e la spiaggia del Troncone, perché ci sono altri requisiti fondamentali oltre all'impianto di depurazione che una cittadina balneare deve avere, sono quelli della sicurezza e dell'abbattimento delle barriere architettoniche ed è per questo che abbiamo candidato queste spiagge. Dunque per tutto questo invitiamo ancora i nostri turisti a sceglierci come tutti gli anni. Una notizia meravigliosa, spettacolare, straordinaria, davvero siamo carichi di gioia. È appena finita la conferenza stampa dove abbiamo ricevuto dalla FE la bandiera blu. È davvero un risultato meraviglioso che condividiamo con la nostra popolazione, con tutti gli operatori del mare che in questi anni hanno salvaguardato il nostro mare, con la Capitaneria di Porto, con i vigili urbani, con tutti coloro che si sono impegnati, con gli imprenditori del posto che hanno speso ed investito in questo luogo meraviglioso. Per noi è davvero un giorno da incorniciare, e il sigillo finale che serviva alla nostra Camerota, a Marina di Camerota, per diventare definitivamente una delle località più ambite del Cilento e non soltanto. Forse per me come sindaco è la giornata più bella da quando mi sono insediato, perché viene a suggellare un lavoro straordinario fatto in questi anni. La costruzione del depuratore è continuata nonostante il Covid impedisce e ha impedito la realizzazione di tante opere pubbliche. Noi non ci siamo fermati neanche di fronte al Covid pur di regalare questo straordinario obiettivo e questo risultato a Camerota. È l'ultimo vessillo che ci mancava, il più importante, l'abbiamo raggiunto, continueremo a lavorare con questo entusiasmo e dobbiamo dire che questo non è un punto di arrivo, è un altro ulteriore punto di partenza e soprattutto un invito a tutelare ancora di più il nostro mare. Innalzeremo ancora di più, come si dice, le misure di sicurezza per salvaguardarlo. Siamo davvero felici e condivido questa gioia con la mia amministrazione. Avanti così, avanti Camerota.